Ora si può, con questo slogan inizia la campagna elettorale di Cecilia Francese, 5 liste a supporto del sindaco uscente, e vediamo un poco quali sono le peculiarità di questa campagna elettorale. Ora si può è uno slogan che è venuto fuori perché in questi anni non potevamo fare mutui, non potevamo assumere, non potevamo abbassare le tasse, cioè praticamente noi abbiamo ereditato una situazione di riequilibrio finanziario, cioè una sorta di predissesto dove per legge tu non ti puoi muovere, quindi tutte le cose che ci eravamo prefissati altre cose di fare non le hai potute fare. Per cui avendo eliminato i debiti e avendo chiuso il bilancio in positivo, abbiamo avviato la procedura alla Corte dei Conti per riuscire dal riequilibrio, e questo vuol dire che una volta che riusciamo dal riequilibrio, penso che per il prossimo mandato avremo questa possibilità, potremo assumere, perché la macchina comunale è ferma, ha bisogno, noi abbiamo perso più di 80 persone in questi 5 anni, un po' per pensionamenti naturali, un po' per quota 100. Una campagna elettorale che ha tutte le premesse per essere una campagna elettorale focosa, una campagna elettorale con un clima abbastanza rovente. Cecilia Francese che cosa farà? Ma Cecilia Francese invita non ai livelli di discussione che si vedono ora, vedi la situazione del mare, non si capisce, si fanno anche brutte figure, cioè alziamo un po' il livello della discussione politica, confrontiamoci sui grandi temi, confrontiamoci su quello che vogliamo fare alla città. Oggi noi presentiamo il nostro programma, che è un programma a 360 gradi, che parte dalle periferie al centro, dal bambino all'anziano, al professionista, a diverse categorie, e lì è che bisogna poi confrontarci sui programmi e sulla visione della città.